Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è martedì 16 novembre 2010. Vedete il titolo? Fazio tra Fini e Bersani. Io ieri sera, anche se non è mia consuetudine perché già tra le 9 e le 9 e mezza sono pronto per andare a dormire, ho voluto seguire diciamo la trasmissione Vieni via con me, gestita da Fazio, perché c'erano Fini e Bersani. Vi posso dire subito che la mia impressione è stata di quella di vedere Fazio piuttosto imbarazzato, perché Fazio si è trovato di fronte due interlocutori politici, Gianfranco Fini e Pierluigi Bersani, uno di Futuro Libertà Italia e l'altro del PD, che sembravano quasi fossero dello stesso partito, quasi, facevano fatica a distinguersi, facevano fatica, e lo vedevo Fazio, cioè questa è la mia impressione, cari amici, lo vedevo Fazio che insomma faticava, era un po' attonito, ma questi qua che sono dello stesso partito, mi sembrava che si dicesse. E vabbè, ma facciamo qualche considerazione, cari amici, qualche considerazione sulla bella trasmissione di ieri. C'è stato un Roberto Saviano, che è stato un capolavoro, è stato Roberto Saviano, poi non mi rimproverate se vi ho detto qualche volta che non mi rimproverate se qualche volta ho detto che Marco, il grande giornalista Marco Travaglio, forse è un po' invidioso di Roberto Saviano, perché Roberto Saviano a Marco Travaglio gli ha portato via la scena editoriale da tanto tempo, no? Con il libro, il romanzo saggio Gomorra, che poi è diventato un film, e adesso gli sta portando via la scena fino sul piano televisivo, e non va bene, c'ha i suoi motivi Marco Travaglio per essere un po' imbarazzato nei confronti di Roberto Saviano, che gira con la scorta, mentre Marco Travaglio non gira con la scorta, Roberto Saviano gira con la scorta. E io ho tanti amici che mi dicono mi hanno detto tanti ma Marco Travaglio ci è andato più a fondo nelle questioni. Io gli rispondo, se stiamo a giudicare dalla scorta, sembra che più a fondo ci sia andato Roberto Saviano, cari amici. E vabbè, ma diciamo pane al pane, al vino, no? Anche se uno è un adoratore di Marco Travaglio, vabbè, accetti qualche critica al suo Dio. Facciamo le critiche pure al Dio che sta lassù. Non si dovrebbero fare qualche critica al Dio Marco Travaglio? Chi sta sul palcoscenico si prende gli applausi, ma pure qualche uova in faccia, cari amici, che volete un po' di pazienza, andiamo su. Quante brutte cose che mi avete scritto quando io ho fatto recentemente un video. Travaglio contro Saviano, ma quante cose, io ho detto, ma questi sono tutti adoratori? Ma che c'è, un Dio in terra, un nuovo Dio in terra, Marco Travaglio, un nuovo Dio in terra? Ma andiamo, se critichiamo il Dio che sta in cielo, non possiamo criticare qualche Dio che sta in terra. E poi vi ho anche detto, e ve lo ripeto, che Pietro Nenni diceva sempre: state attenti a non fare il gioco di chi è più puro, perché trovate sempre qualcuno più puro di voi che vi è pura. È quello che è successo a Robespierre, che faceva il puro. Sì, e allora qua, prima di entrare qua nella faccenda qua, io vi leggo quello che leggo oggi. L'azienda sanitaria locale degli assenteisti, a Brindisi 24 arresti, roba di ieri, di cui si parla oggi sulla stampa di 24 arresti, maxi truffa di medici e infermieri, lavoravano per cliniche private, se davano ammalati, chissà per quanto tempo l'hanno fatto, perché poi quando i nodi vengono a pettine, sono passati mesi, forse anni, lavoravano per cliniche private, capito? Tiravano l'assegno dallo Stato, però andavano a lavorare per cliniche private, non c'erano quasi mai sotto lo Stato. 24 arresti,
ma 45 denunciati a piede libero, 45, 55, 69, 70 personcine ci sono, tra medici ed infermieri, e questi sono cittadini italiani, no? Chissà, sarebbe interessante adesso andare a intervistare questa settantina di persone qua di Brindisi che lavoravano nell'AS, ASL, azienda sanitaria locale di Brindisi, e digli tu, ma tu per che partito voti? Tu a quale sindacato sei iscritto? Ma lo vedete che si gioca tutto alla base? Io, cari amici, sapete che ve l'ho detto tante volte, che io vedo la proprietà privata come una grande illusione, capito? Non sono, ho fatto tanti video, tutto si basa su questo mio romanzo storico-mitologico, La stirpe del serpente. Ma andiamo, ma chi sarà mai in fin di conti Silvio Berlusconi se un campione adeguatamente rappresentativo degli italiani, non di chi l'ha votato, ma degli italiani, perché no, io ci metto la mano sul fuoco che tra quelli lì, tra questi 70 galantuomini, questi sono come gli evasori fiscali, questi sono come gli evasori fiscali, quelli che timbrano il cartellino però vanno a lavorare da un'altra parte, sono come evasori fiscali, questi qua, capito? E io ci metto la mano sul fuoco che c'erano tra questi 70 persone, medici e infermieri, c'era chi votava Silvio Berlusconi, chi votava il PD, chi votava Antonio Di Pietro, magari chi votava Michi Vendola. Ci metto la mano sul fuoco. A voi di contestarmi questa mia affermazione. I nostri governi, sia il governo Silvio Berlusconi che il governo Romano Prodi, sono dei semplici campioni adeguatamente rappresentativi des Italiens, o Francia o Spagna, purché se magna, si vi diceva tra i soldati di Ventura tra il 1500 e il 1550. E quando si arriva a queste poi sono soltanto le punte dell'iceberg. Chissà quante ne succedono queste cose, perché mica si possono acchiappare tutti. Dovremmo mettere tutta l'Italia in galera, cari amici. Poi precedenti, 25 ottobre 2010, l'altro ieri, a Foggia, 9 avvisi di conclusione delle indagini notificate ad altrettanti anestesisti degli ospedali riuniti, 9 avvisi. I nove per anni risultavano presenti nella struttura pubblica mentre operavano nel privato per un danno stimato di 110.000 euro. Ma a parte il danno in euro, ma capite pure cosa vuol dire questo, vero? Vuol dire sparare a zero contro la sanità pubblica, perché tu hai 9 anestesisti che invece che prendevano lo stipendio lì, negli ospedali riuniti di Foggia, però andavano a lavorare nelle strutture private, andiamo. Poi, Portici Napoli, 17 marzo 2010, 36 dipendenti del comune ai domiciliari, altri 20 coinvolti ma non arrestati perché non assenteisti abituali. In pratica, assenteisti sul lavoro, 5 dipendenti comunali su 6. Portici, 17 marzo 2010, in pratica assenteisti sul lavoro, 5 dipendenti comunali su 6. Poi, 10 novembre 2010, stiamo parlando sempre del 2010, Pizzo, Vibo Valentia, rimessi in libertà i 7 dipendenti del comune ai domiciliari da mercoledì scorso per essersi assentati dal posto di lavoro facendo risultare falsamente la loro presenza in ufficio, cioè rimessi in libertà in attesa del processo, va bene? Ma cari amici, ma chi? Allora, perché dico queste cose, cari amici? Lo vedete? Io ci ho detto che se ci fossero tante forza pubblica da poter fare, perché queste qua sono indagini delicate, bisogna metterci le cose, come si chiamano, le cinepresi lì dentro, non è facile, Pucci. E sono indagini lunghe queste qua, poi c'è qualcuno che denuncia prima, capito? Queste sono soltanto quelle cose che emergono. Ah, povero Stato italiano, la macchina dello Stato. Ma chi se ne frega dello Stato? Io basta che io tiro lo stipendio, chi se ne frega? Poi dopo
che io sia iscritto alla Lega, Forza Libertà, Futuro Libertà Italia, PDL, UDC, UDC, che Dio me ne scampi e liberi, PD, IDV, Sinistra Libertà, Futuro Libertà, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Che si vada a fare un'indagine a quali partiti, quali erano le intenzioni di voto o perché avevano votato nel passato questi signori, signori che sono essi un campione adeguatamente rappresentativo di tutti gli assenteisti e i doppio giochisti d'Italia. Allora, i nostri governanti sono i nostri rappresentanti, certo che sono i nostri rappresentanti, ma ci rappresentano sotto ogni punto di vista. Ma allora torniamo, capito, ricordato con la sta faccenda qua, e lì la faccenda di che c'è sui giornali di oggi, lì non è colpa di Nichi Vendola, però se Nichi Vendola scrivesse qualche poesia in meno e desse un'occhiatina in più alla regione di cui è presidente, forse non ci sarebbero o ce ne sarebbero di meno di questi problemi, perché sapete che c'è anche il famoso vuoto nella sanità pugliese, un famoso vuoto di cui deve rendere conto ancora Nichi Vendola, e si vede che preferisce scrivere le poesie. Nichi Vendola è un affabulatore. Allora, tornando a Fazio, ieri, dov'è la diversità tra Fini e Bersani? E Bersani potrebbe stare benissimo dentro Futuro Libertà Italia, o Fini potrebbe stare benissimo dentro il PD. Ma li avete forse sentiti? Loro hanno parlato di tutto. Fini ha parlato di dignità, di onore dell'Italia. Ma com'è che non parlano mai delle paghe dei cosidi, dei parlamentari? Ma è possibile che tutti, dall'estrema destra all'estrema sinistra, possibile che debbano essere tutti d'accordo, tutti d'accordo sui loro stipendi? Ma possibile che loro paghi, non si pagano così, un altro la paga, diciamo la busta paga del parlamentare, ma possibile che non salti mai fuori questo discorso? Ma possibile che io non abbia mai il piacere di sentire l'anchorman di Anno Zero, Michele Santoro, tirar fuori l'argomento delle paghe dei parlamentari? Ma possibile che io prima di morire non ce l'abbia questa soddisfazione? Ma possibile che Serafino Massoni prima di morire non possa avere la soddisfazione di sentire Marco Travaglio dire che per lui Marco Travaglio è una vergogna che i parlamentari abbiano le paghe che hanno? Ma possibile? O che ci scriva un libro sulle paghe dei parlamentari? Ma perché non lo scrive un libro? E anche spiegare per quale motivo, benché tutti appartenenti a partiti diversi, i mille garibaldini del Parlamento, abbiano tutti la stessa retribuzione, sono tutti d'accordo. Ma è possibile che non abbiano mai litigato i parlamentari quando hanno votato la legge che riguarda le loro retribuzioni? Ma è possibile? Qua mi manda un amico, l'amico De Ioria, dice incredibile, tagli su questo, vedremo sulle persone down, tagli su questo e invece va bene la legge Bacchelli. Honor, tu Massoni, onore a Massoni. Grazie caro amico, perché ho fatto qualche video sulla legge Bacchelli, capito? Oddio, ho visto le fotografie di Renata Polverini, che non so, va a baciare la mano a... non so, bacia, sorride, fa un sorriso grosso così a coso al califo Franco Califano, il califo che c'è scritto sul web, l'ho letto sul web, che ha avuto 1000 amanti, però sembra che non se ne è fatta vedere neanche una di queste 1000 amanti per fargli qualche donazione a Franco Califano, che l'ha resa felice nel passato. 1000 amanti, ammesso pure che 500 siano morte, ma 500 amanti, ma possibile che di questi 500 amanti ancora in vita non se ne sia fatta viva una sola? E che lui si sia rivolto allo Stato? E per le volgarità che ha scritto e ha fatto si sia rivolto allo Stato per chiedere, e la Renata Polverini ha detto ci penso io a portare avanti la pratica. Sì, cara Renata Polverini, ma tu porti avanti la pratica non col tuo portafoglio ma col portafoglio dello Stato, e tutti sono capaci di fare così. Non va mica bene Renata Polverini. Poi qua si parla che nella legge, nella finanziaria, ci sono delle questioni che riguardano tagli agli assegni di invalidità alle persone down, e per cui potete farla benissimo voi da soli
la verifica in che cosa consiste questo taglio, tagliati gli assegni di invalidità alle persone down, nel senso che è saltato fuori un certo meccanismo che pure è complicato, cioè non è che gliele hanno tolti i soldi, ma li hanno obbligati a richiedere una percentuale di invalidità più elevata, per cui mantengono l'assegno ma poi non possono essere collocati sul posto di lavoro, va bene, su, ecco, andate a fare voi la ricerca, finanziaria e persone down, d'accordo? E vedrete tutto per filo e per segno. Ti ringrazio, caro amico De Ioria, va bene? Ecco, ma è possibile che nessuno... Ah, ma se si deve salvare l'onore dell'Italia, se i politici vogliono davvero avere come dire, il rispetto dei cittadini, devono dare l'esempio. Non bastano le belle parole degli affabulatori. Fatti, non parole. Quante volte in quanti video vi ho già detto che i parlamentari dovrebbero essere compensati solamente con rimborso delle spese, vitto, alloggio e spostamenti sui mezzi pubblici. Qualcuno indecisamente mi dice, e allora non ci va più nessuno a far politico, proviamoci. Io ci vado, su questa faccenda ho fatto il video intitolato "Se io fossi il premier", andate a vedere cosa ho detto nel video "Se io fossi il premier". E Gandhi non viveva così, forse? Che andava in giro quasi mezzo nudo, andava in giro? Vabbè. Allora, e dice, non ci va più nessuno. Ma chi l'ha detto? Proviamoci intanto, no? Mica l'hai fatta tu, caro amico, che mi critichi. Mica l'hai fatta la prova che se i parlamentari prendono soltanto il rimborso delle spese non ci va più nessuno a fare i parlamentari. Che l'hai fatta tu la prova? Non c'è la prova ancora, perché sin da quando è nata la Carta Costituzionale sono fatta subito una bella legge ad hoc, e presumo che fossero tutti d'accordo, dalla sinistra di Palmiro Togliatti sino alla destra o all'estrema destra, tutti d'accordo sulle paghe, tutti d'accordo. Ma che paghe che hanno? Ma che trattamenti pensionistici? Ma che trattamenti pensionistici, cari amici? Io non lo so come si fanno a reggere queste situazioni, non lo so come fanno a avere tutta la loro pazienza e gli operai e metalmeccanici di Pomigliano d'Arco in cinque anni. Il parlamentare, dopo che ha fatto mi pare 3 anni, acquisisce il diritto alla pensione, acquisisce il diritto alla pensione quando avrà l'età, dopo 2 anni e mezzo, 3 anni di Parlamento, dove non è che si lavori più di tanto, cari amici. Trasmissione di ieri, Fazio tra Fini e Bersani, e mi sono detto, ma qua dove siamo? Qua non siamo nella sede dello stesso partito, non hanno detto niente di nuovo, come se facessero parte entrambi dello stesso partito. Ma poi, ma insomma, niente, mai nessuno che parli delle paghe dei parlamentari. Ma perché Marco Travaglio non la tiri fuori la questione? E poi un'altra cosa, se siamo qua in Italia, e ho già fatto il video ieri, bavagli stampa ed economia, se siamo qua in Italia e parliamo dell'Italia e dobbiamo confrontare l'economia italiana con quella dei paesi che ci stanno attorno, ma diciamole queste cose, diciamole per amore della verità. Il Portogallo del magnifico leader Zapatero sta nei paesi PICS, paesi a pericolo, PICS. Portogallo, idem. La Grecia non ne parliamo, l'Irlanda se ne parla in questi giorni. A Londra Cameron ha detto che le tasse per andare all'università passano da 3.000 sterline l'anno a 6.000 sterline l'anno per i britannici e da 3.000 sterline l'anno a 9.000 sterline 9.000 per i non britannici. Sapete che ce ne vanno tanti di giovani a studiare nel Regno Unito, quanti ce ne vanno che ovviamente non sono cittadini britannici. 9.000 euro e gli studenti hanno buttato per aria tutto. E parliamone di queste cose, se no sembra che soltanto noi italiani e stiamo male. Guardate, cari amici, che io non ne faccio questione di governo, o che sia Silvio Berlusconi o che sia Romano Prodi, cambia poco, per il vostro portafoglio cambia zero. Cioè, ai fini
della vostra esistenza, della vostra felicità esistenziali e ai fini delle vostre potenzialità economiche, cambia zero. Se domani non c'è più Berlusconi, per esempio, l'ho già detto tante volte, dopo le cose per voi, dopo c'è un nuovo capo del governo, sarà Pierluigi Bersani, Nichi Vendolo, vedremo Pier Ferdinando Casini, le cose per voi continueranno ad andare così come vanno adesso, capito? Uguale, non cambierà nulla. Anzi, ci sarà l'aggravante che quando uscirete al mattino per andare a lavorare o a scuola non potrete più mandare dei cancheri a Silvio Berlusconi, capito? Ci sarà pure un aggravante, ci sarà. Non potrete più prendervela con Silvio Berlusconi se gli affari vi vanno male, se la moglie di notte si gira dall'altra parte, e se i figli a scuola non studiano, tutta colpa del Berlusconi, va bene cari amici, dai, finiamola. Allora, niente, io vorrei sentire qualcosa di nuovo per me, qualcosa di veramente nuovo, è che i parlamentari dicono che azzerano le paghe e che campano soltanto con i rimborsi delle spese di vitto, alloggio e trasporto sui mezzi pubblici. E non mi viene da dire che non si troverebbero più i cittadini italiani disposti a fare i parlamentari. Non me lo dire questo, perché non ci avete la prova di che cosa succederebbe se le cose andassero così come le ho delineate io, specialmente nel video intitolato "Se io fossi il Premier". Va bene, cari amici, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.